Siamo qui per un semplice motivo. Vogliamo lavorare. Io sono un disoccupato, ho dei figli, ho la casa da pagare. Come facciamo? Dove andiamo a mangiare? Solo qui per incontrare il sindaco. Vediamo di trovare un accordo, bonariamente. Tutto qua. Lo stiamo aspettando. Qua siamo qua a aspettare perché dobbiamo parlare col sindaco che ci deve ricevere. Noi siamo ragazzi che siamo in mezzo alla strada, non vogliamo dare fastidio a nessuno e vogliamo presentare i scontrini che compriamo la carne per lavorare, che abbiamo le famiglie. Questi due mesi, quest'altro mese si può lasciare in pace perché dobbiamo lavorare, poi dall'anno prossimo ci deve dire che cosa dobbiamo fare per un permesso, una cosa per la merce in regola, perché noi ci vergogniamo anche di fare il casino in mezzo alla strada, dare fastidio ai vigili, dare fastidio alla gente. Abbiamo tutta una famiglia, vogliamo aiutare, vengono gli albanesi, li date a mangiare, vengono i tolisini, comandano loro e noi non siamo niente in Italia, i figli nostri dove devono andare, devono fare anche il controllo alle pizzerie, le parinoteche, e che sia l'albergo ambasciato che mettiamo i tavoli in mezzo alla strada, mangiamo e beviamo, alla faccia di stronzi, e va bene, è vero che pagate le tasse per dentro, ma non per fuori, è una cosa giusta questa. Allora io che sono un povero cittadino morto di fame, mi venite a abusare, non sono queste le cose che dovete pensare, dovete pensare alle altre cose grosse, le cose grosse, perché noi vogliamo lavorare, è vero che vogliamo anche lasciarlo, però domani mattina ci date un posto di lavoro, pure a pulire la spazzatura, a pulire il controllo, questo solamente vogliamo noi. Poi là non c'è un bagno, non c'è niente, una donna non sa dove andare a fare un bagno, non c'è niente, dove va? Se tu vai, i bisogni, se vai con tua moglie, a dove devi andare? Tu pensi alla strada, allora c'è un casino là, c'è l'erba, la sporchizia, i topi, non si interessa. Io vado a mangiare gli involtini a queste persone qua. Noi siamo anche noi un po' sporcaccioni che non buttiamo la carta per terra, per cui io invito a tutti i clienti e gli amici che vanno sul lungomare, ma di tutto il sud, di tenere un po' più pulito, perché loro lavorano e devono stare a dire attenzione, butti nel bidone la carta, siamo anche noi, andiamo a gustare le loro prelibatezze, però alla fine succede che non siamo precisi anche noi.